Hanno preso il via ufficialmente oggi pomeriggio a Castellabate, nel cuore del borgo medievale, i mercatini natalizi. Ad aprire ufficialmente la quinta edizione di un appuntamento ormai consolidato nella panorama locale e non solo, il parroco Don Roberto Guida. Cristo nostro Signore, amen. Nella benedizione di Dio onnipotente. Nel cuore del borgo medievale di Castellabate, per vivere l'atmosfera, la magia del Natale con la quinta edizione dei mercatini natalizi. Lo facciamo con il presidente dell'associazione La Marcia Longa Castellabate Newcastle, Nicola Paolillo, che insieme a Anna Chirichello ormai da 5 anni porta avanti questo importante appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi natalizi a Castellabate e non solo. Infatti noi apriamo da ormai 5 anni, come hai ben detto, il programma natalizio del comune di Castellabate. Quest'anno è stata denominata la magia del Natale a Castellabate. Felici di aver fatto da apertura e da traino a quello che organizzeranno poi le altre associazioni nel corso del periodo natalizio, con un programma ben corposo, diciamo. Tanti espositori, tanti prodotti artigianali, davvero l'opportunità di vivere una Castellabate diversa, diciamo così. Con i mercatini ci stiamo riuscendo e stiamo crescendo di anno in anno, di questo siamo contenti sicuramente. Perfetta e attenta come sempre nel curare l'organizzazione della manifestazione, e lo si nota anche quando gira tra le casette in legno. Non appena ha il via la manifestazione, c'è la direttrice artistica dell'evento, Anna Chirichella. Finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo partiti. Sì, la novità maggiore è il percorso, cioè nel senso che abbiamo fatto un percorso più lungo, più comodo per gli espositori, e diciamo che diamo la possibilità ai visitatori di visitare Castellabate, di vedere anche angoli di Castellabate che solitamente magari non sono frequentati. E poi diciamo abbiamo fatto attenzione agli articoli, alle creazioni dei nostri artigiani, per cui cerchiamo di dare un buon prodotto, di offrire un buon prodotto, insomma. Espositori che arrivano come ogni anno un po' da diverse regioni d'Italia, diverse location. Sì, ci stiamo allargando, pian pianino ci chiamano perché vogliono partecipare, perché la manifestazione comunque è cresciuta, per cui siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. I mercatini continueranno fino a domenica, con apertura delle casette dalle 10 del mattino fino alle 22 della sera.